Il governo ha deciso di prorogare per 10 giorni l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e la chiusura delle discoteche. Un'altra doccia gelata per i gestori che già da tempo fanno sentire il grido d'allarme dell'intera categoria. Ma non è finita qui, perché non solo oggi scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50, ma entrano in vigore anche altre restrizioni. Dalle poste alle banche, dagli uffici pubblici alle attività di commercio, fino al parrucchiere, al tabacchi e all'edicola, dovremo essere tutti muniti del lasciapassare, quello base per ora, che si ottiene anche con un tampone negativo o con la guarigione da Covid-19. Intanto, grazie al lavoro di sindacati e associazioni di categoria, è stata modificata la modalità di controllo. Infatti, la verifica sul possesso del Green Pass non si farà all'ingresso sistematicamente, ma a campione anche all'interno o al banco, già fissi all'esterno, invece i cartelli informativi. A commentare le nuove norme Lorenzo Paolini, presidente provinciale e delegato regionale della FIT, la Federazione Nazionale Tabaccai. Che cosa comportano per voi i tabaccai queste nuove regole? Ma adesso diciamo che comporta solo una responsabilità, non un'impossibilità a portarle avanti e a rispettarle. Certo che la nostra attività, oltre a essere fatta di tanti servizi dove a monte ci sono tante norme, addirittura anche norme precise e pesanti che a volte se trasgredite diciamo scatta il penale per i tabaccai con la revoca anche della licenza, quindi noi siamo dei soggetti che per forza di causa maggiore dobbiamo rispettare severamente le regole. Averci messo una regola che sapevamo che non potevamo assolutamente rispettare era per noi un problema, sia per il tempo che perdevamo e sia anche per ragioni di sicurezza. Perché poi venire fuori dal banco, che noi siamo, abbiamo una trincea e siamo sempre trincerati dietro il banco, venire fuori dal banco, controllare il Green Pass e quindi lasciare sguarnito il banco con i valori e il movimento del denaro che abbiamo era impensabile. Oltretutto, ha proseguito Paolini, per servizi che si possono elargire nel giro di pochi secondi, perdere minuti per controllare il Green Pass, visto che a volte l'applicazione non parte subito o ha bisogno di aggiornamenti, non sarebbe stato gestibile. In ogni caso i non vaccinati rimangono esclusi? I non vaccinati rimangono esclusi, però diciamo non ricade la responsabilità sul tabaccaio e questo è importante. Anche a questo punto entra in ballo il buon senso del tabaccaio. Noi tabaccai conosciamo quasi tutti i clienti perché molti lavorano con una clientela abituale. Ormai sono mesi che se ne parlano, quindi conosciamo anche quelli che si sono vaccinati fin da subito, quelli che si sono vaccinati in un secondo momento e quelli che ancora tentennano per una questione di paura, perché il governo batte sul 100% ormai, ma c'è anche quelli che hanno dei problemi e hanno problema per questa scarso chiarimento che si sono fatti sugli effetti collaterali del vaccino. Ecco, c'è stata nei giorni scorsi anche una riunione di giunta a livello federale proprio per far sentire la vostra voce al governo. Che cosa avete deciso e in che modo avete protestato? La riunione di giunta era stato deciso che se non ci davano garanzie che venisse rimodulata questa imposizione, procedevamo con la serrata. Non era stata decisa la serrata il giorno, l'unica cosa era che eravamo tutti favorevoli ad una serrata di almeno 4 ore e questo non è poi stata messa in sordina, perché il governo, dopo che ci ha chiamato, subito optato per rimodulare e per non rendere più obbligatorio il controllo all'entrata, ma per metterlo a campione. Quindi, ripeto, con questo per noi è stata una vittoria, fra virgolette, perché ho detto in qualche modo ci lede un po' il normale lavoro e in qualche modo lascerà fuori sicuramente una piccola parte di clientela in un momento critico che abbiamo bisogno di aumentarla. Noi andiamo a fare delle norme per lasciarla fuori, quindi questo ci dispiace un po', però non credo che a questo punto ci metta in serie difficoltà, ecco.